ci siamo, signor Franchi, non ci siamo. Allora dove siamo? Dico, non ci siamo. Siamo qui. Io sono qui per il vostro interesse. Parliamo un po' di storia. Naturalmente conoscerete la storia. Certo che lo conosco. È il cinema di sotto casa mia. Non la storia, la storia. Ah. Chi ha scoperto l'America? Chi è stato? Io rispondo solamente in presenza del mio avvocato. Ma che avvocato? Andiamo, non scherziamo, signor Franchi. Mica siamo in un'aula di tribunale. Questa è un'aula scolastica. Ah. Chi ha scoperto l'America? Puccini. Ma che Puccini? Colombo. È sempre della stessa famiglia, no? Ma c'è anche la famiglia. Puccini, Colombo, Aneta. No, 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 Colombo volatile, Colombo navigatore. Ah, chiaro? Non lo so. Mi scusi. Conoscete la storia d'Italia? Ancora no, non ho avuto modo di approfondirmi. E allora state bene attento. Ah. Il nome dell'eroe dei due mondi. Andiamo, è facile. Gassman. Ma che Gassman? Garinei Giovannino. Garibaldo. Ma che Garibaldo? Garibaldi. Garibaldo. Garibaldi. Ma lei che ne sa? Siamo stati assieme a Calatafime. Lo vuole sapere meglio di me. Ma questo non cambia che si chiami Garibaldi, signor Franchi. Non mi faccia la pena. Quello che conosce lei è un altro. Posso fare colazione? Non si mangia. Non si mangia. State bene attento, eh? Attendo, sono. Io sono qui per il vostro bene. Quanti anni avete? Che dici? Dicevo, quanti anni avete? 84. Avete tutto un avvenire di fronte a voi, quindi imparate, no? Avete imparato la tabellina? Sì. Recitatela. Un per uno, uno. Un per due, due. Un per sette. Un per quattro, quattro. Na 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 na. Ma che state dicendo? È una canzone che conosco il motivo, ma sconosco le parole. Ah, ma siamo al colmo qui, siamo al colmo, signor Franchi. Non siamo in aula? Ah, sì, siamo in aula, ma siamo al colmo della pazienza, per la miseria. State bene attenti. Attendo solo, attendo. Vogliamo parlare di zoologia? Dov'è? Dico, vogliamo parlare di zoologia? Che è un ristorante. Ma che ristorante, che ristorante? Zoologia, parliamo di animali. Ah, parliamo di lei. Parliamo di me, parliamo di animali. Animali. Oh. Ah. Ditemi almeno quattro nomi di animali utili all'uomo. Animali. Che danno qualcosa all'uomo. All'uomo. Il pesce martello. Come si fa a dire il pesce martello? Ma non so, abbiamo la gallina. No, no, il pesce martello, perché il pesce si mangia e il martello. Va bene, signor Franchi, il pesce martello, ah, ma c'è anche la gallina. La gallina. La gallina perché è utile all'uomo? La gallina dà le piume. Ma che dà le piume? Dalle uova. Le uova, le banane. Le banane, perché? Hanno la sostanza di due uova. Che le so. Si mangia. Ma che si mangia? Non si mangia, signor Franchi. Andiamo con le galline che danno le banane. Dunque, le banane danno la gallina. Stiamo calmi, signor Franchi, stiamo calmi. Io sono calmo. Poi cosa abbiamo di utile all'uomo? Il cavallo. Cosa dà il cavallo all'uomo? I calci. Ah, va bene, dai calci. Poi cosa c'è? Poi c'è...
È la mia età, non mi consente. Sì, sì, capisco, capisco. Mi aiuti lei. La? La. No, no, dico la. La. La mucca. Ah, la vacca. La mucca. La vacca. Ma perché la vacca? La mucca, no? Ah, la mucca, come dice. Cosa dà la mucca all'uomo? La vacca. Ma che dà la vacca, la mucca? Il latte che bevete la mattina, chi ve lo dà? La vacca. Butto, la vacca. La vacca dà il latte, chiaro? Ecco perché è utile all'uomo. Poi abbiamo un animale indispensabile, direi quasi... Sì, indispensabile, perché ci dà le materie prime per vestirci, ci riscalda, ci copre. Chi è questo quadrupede? La pe? La penna stilografica. La pe? La penso e poi la dico. La pe? Me. Lei. Ma che io? Dico me per aiutarvi, signor Franchi. La pecora. La pecora. Ecco, la pecora. La pecora è utile all'uomo perché dà... Da... La lanterna. Ma che lanterna, signor Franchi? La... La... La giacca. Ma che giacca? Non do proprio la giacca, ma le materie prime per fare la giacca, no? Ce l'avete un letto a casa? Sì che ce l'ho. Ora dico io, sul letto cosa avete? La lampadina. Quando uno si mette così. Sotto la lampadina cosa c'è? La coperta. Sotto la coperta? Il lenzuolo. Sotto il lenzuolo? Ci sono io? Ma diamine, diamine, va bene, ma sotto di voi chi c'è? Cosa c'è? Il materasso. Oh, in mezzo al materasso cosa abbiamo? La paglia. No, c'è la lana. La lana. La pecora dalla lana, chiaro? Nel mio c'è la paglia. Ma non mi interessa, ma la pecora dalla lana non può dare mica la paglia, chiaro? Oh. Ma io... E stiamo bene attenti, prepariamoci, signor Franchi. Mi preparo. E allora la pecora cosa dà? La pecora dà... La la? 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 La 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 la